Cari amici di TG Evans Television, benvenuti in questa nuova puntata. Scusate, non è che sono impazzito, è che vi devo parlare di una commedia esilarante, veramente eccezionale, che parla di tic, di toc, non lo so, vedete voi, a voi il servizio. Vede in scena sei protagonisti, sono sei persone che tra loro non si conoscono, sono nella sala di attesa di un neuropsichiatra di fama internazionale, sono in attesa di essere visitati da lui, ma lui è bloccato, problemi di viaggio all'aeroporto, e questi sei personaggi, ognuno dei quali ha un TOC, cioè un tic ossessivo compulsivo, comincerà a entrare in rapporto con gli altri, ognuno racconterà anche un po' qual è la sua vita, quali sono i suoi problemi, e poco per volta da quella freddezza iniziale che c'è sempre quando ci si trova persone strane in un luogo altrettanto non conosciuto, comincia poco per volta invece cominciano ad esserci questi rapporti interpersonali, e soprattutto questi sei personaggi intraprenderanno una partita a Monopoli che si rivelerà veramente un momento importante per loro. Maria, mia bella Maria, rimane sorella. Le lusinghe sono inutili come non attaccano. E noi quando dico noi, noi. E poi con questa terapia di gruppo, è una messa in scena, ma finiamola! Bella troia! Ah no, Fred, non siamo che per giudicarla! E se non l'ha chiusa bene, poi gas! La luce! E l'acqua! Che allaga tutto! Che allaga tutto! E che scoppia! Ah! Oddio, sta partorendo! Ma a me sembra che stia scattando! Maria, come vive? Io sono Bianca, è una donna che ha il terrore dei microbi e delle malattie, per cui è ossessivamente presa dal fatto di lavarsi continuamente le mani, non può toccare nessuno e non vuole essere toccata, e vive questo suo TOC con grande angoscia, e ogni volta che c'è il minimo accenno a una malattia, anche involontario da parte dei suoi colleghi con cui si ritrova in questa sala d'attesa, è un motivo di ansia o di scappare nel bagno. Non so che cosa toccato, ma non ho mai avuto le mani così sporche. Neanch'io. Oh, guarda che unghie nere. Oh, tu hai un personaggio un po' impegnativo. Sì, un po' impegnativo, un po' particolare, ma non vi dirò qual è il personaggio, perché sennò svelo troppi segreti. Guardatelo, così almeno vi accorgerete che tipo sono io. Okay. Salve. Che odore di troia! Il signore è prima di me, io sono il secondo e la signora che vive nel bagno è la terza. Non si preoccupi, se vuole la lascio passare per primo, io non ho fretta. Ah, ma lei è veramente un gentiluomo da fungare. No, visto che dicevo che la persona a posto. Stronzo! Oh. E adesso vi parliamo di un autore che ha scritto un libro molto, molto interessante. Vi ricordate il caso di Emanuela Orlandi? La ragazza rapita, insomma, storia molto delicata, molto brutta anche. E ce ne parla la giornalista Donatella Vecchi.
Ci troviamo all'interno della biblioteca paroniana perché Fabrizio Paronacci presenta il suo libro Il Ganglio, un libro in cui viene trattato un argomento che è tuttora attuale, nonostante siano passati diversi anni, perché si parla del rapimento di Emanuele Orlandi, di un ambiente storico molto particolare che però abbiamo visto lascia ancora tanti spazi oscuri ancora da esplorare e che è tornato attuale proprio in questi giorni. Allora Fabrizio, parlaci un po' di questa ambientazione, di questa storia, di questo super testimone. Sì, parliamo di uno dei grandi gialli del Novecento, il rapimento di una bambina di 15 anni che non torna a casa il 22 giugno dell'83 e da quel momento finisce in un intrigo internazionale senza precedenti che coinvolge entità oscure che vanno dalla banda della Magliana ai servizi segreti dell'epoca, a contorsioni dei servizi di altri paesi che sfruttarono questa occasione per fare dei depistaggi. Ebbene, ancora oggi questo caso è d'attualità. Qualche settimana fa c'è stata l'archiviazione da parte della Procura di Roma, ma attraverso questo libro e la voce di un super testimone che racconta la sua partecipazione al sequestro, io credo che ci siano gli elementi perché questa inchiesta invece possa essere riaperta e portare finalmente la verità su questa pagina oscura del nostro paese e della vita vaticana. In queste ore si parla della nuova Vatilix in Vaticano, che sta proprio a dimostrare con la fuga di documenti e di notizie riservate nei libri dei due colleghi Nuzzi e Fittipaldi, in queste ore si dimostra proprio che il tema della trasparenza in Vaticano è di grandissima attualità. Forse nessun altro caso come questo ha visto veramente coinvolta tutta l'opinione pubblica italiana. Beh, lì l'immagine di Emanuela Orlandi, la ragazza con la fascetta, quei manifesti. Ricordiamo ancora i manifesti sparsi per Roma. Quei manifesti per Roma sono stati un simbolo che è entrato nella coscienza collettiva. Senza quei manifesti forse il caso sarebbe stato più dimenticato. Oggi Emanuela Orlandi, ma anche Mirella Gregori, l'altra ragazza sparita, ma anche Katie Scherle, che è una ragazza che fu uccisa qualche mese dopo, nell'84, trovata strangolata in una vigna vicino Roma, ma anche l'ultimo caso che ho trattato in questi giorni sul Corriere della Sera, la scomparsa di Alessia Rosati, una ragazza di 21 anni a Montesacro, per questi intrighi che andarono avanti ancora per un decennio. Tutto questo rappresenta, dicevo, l'emblema di un bisogno di trasparenza e di verità diffusa in questo paese. Tantissimo è stato detto, però appunto tantissimo ci sarebbe ancora da dire. Ma diciamo che c'è un problema, che è quello dell'età di alcune persone che sanno e che sono ancora in vita. Sono passati 30 anni che sembrano un'infinità, però le persone che allora avevano 40-50 anni sono ancora in vita e alcune di loro hanno interesse che il tappo resti serrato. Certo, il lavoro fatto dai colleghi, le notizie uscite sul caso Orlandi, l'inchiesta del procuratore Cavaldo che alla fine è stato estromesso, che però per tanti anni ha portato degli indizi e dei riscontri forti sulla partecipazione della banda della Magliana a questo sequestro, sono tutti elementi che storicamente non si potranno ignorare. Ora c'è stata l'archiviazione, ripeto, ma penso che possa essere un passo intermedio e che le indagini possano davvero essere riaperte con nuovi elementi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Cosa si nasconde dietro le canzoni famose? Chi lo sa? Lo sanno gli autori che le hanno scritte e oggi noi vi presentiamo un grande autore, Oscar Prudente, che è stato fondatore insieme a Ivano Fossati del gruppo dei Delirium. Ve li ricordate Delirium? Yesael, na 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 na. Cantiamo insieme. A voi il servizio. Il tuo mondo. Il respiro del mare è stato l'argomento di questa seconda serata di Quello che gli autori non dicono. Sul palco Oscar Prudente. Ma se che penso, allora rivedo mare. Vedo la e a giassa da non so. Rivedo la sorpresa vera di questa serata è stato il colpo andato a segno dei Delirium, una parte dei Delirium che sono venuti a fargli una sorpresa senza che Oscar lo sapesse. È stato un momento veramente divertente.
al quale si sono anche aggiunti spontaneamente una ventina di signori che erano qui nel pubblico, si sono sentiti trascinati dalle note di Israel. Oscar Prudente, una serata straordinaria, Il respiro del mare, lo spettacolo dove hai ripercorso tutta la tua carriera, ma con sorpresona finale i Delirium. Alle mie spalle sono ritornati i vecchi Delirium, i veri Delirium. È stato un delirio vero, davanti al mare. Io sono uno dei vecchi, il pianista a Trevigo. Poi abbiamo lui che è entrato al posto di Fossati, mi pare. In 72, l'estate 72 era già dentro. Nome? Martin Grice. E l'altro invece? Io sono Gianni Martini, che allora era un po' la mascotte, ed sono rimasto con i Delirium da Sanremo fino a poi Treno, insomma i primi pezzi, e poi dopo nel 72 io sono uscito anch'io, è entrato Martin Grice, che... Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. Bonanno catapultata su un palco particolare questa sera con Oscar Prudente, uno dei più grandi compositori e autori della musica italiana. Guarda, mi viene da dire una cosa, e tu e noi e lei fra noi, no beh sai, ci ritroviamo sempre, sono contenta di rivedervi, sono contenta insomma di aver partecipato a questa serata meravigliosa. Piccola citazione, proprio perché abbiamo parlato di Oscar Prudente, quindi un gran pezzo scritto da Oscar e ci stava. Margherita non lo sa che la vita è tutta qua e continua a non trovarsi nello specchio. Margherita veste male, dice niente di speciale e sorride accarezzandosi il ginocchio. Però nello spettacolo hai ripercorso tante tue canzoni, Pensiero stupendo con la bellissima Roberta Bonanno. Tra l'altro molto brava, ma mi ha impressionato specialmente come ha cantato Margherita non lo sa, e sembrava fatta per il suo vocalismo. E poi hai ripercorso tutto, Lauzi, hai ripercorso Battisti. Sì, sono un po' quelli che hanno segnato maggiormente, diciamo, le frequentazioni, intanto come amici, e poi che mi hanno fatto crescere. Insomma, c'è stata anche un po' un'osmosi, perché io ho dato anche molto a loro. Grazie ad Oscar Prudente e i Delirium. E purtroppo anche questa settimana la puntata è terminata. Noi ci vediamo alla prossima, sempre con TG Evans Television, la TV che ti fa crescere, anche in onda su tgevans.it.